Per diventare imprenditore di successo è necessario fare alcuni passi. Molto importante è la prima scelta del team che ti circonda. Se vuoi fare il sognatore, non ha importanza chi hai intorno. Probabilmente avrai intorno a te persone a cui vuoi bene, a cui sei affezionato, ma non è quasi più importante l'obiettivo quanto il percorso. L'imprenditore deve raggiungere un obiettivo. L'obiettivo è avere un utile da questa attività, guadagnare, non affezionarsi all'attività. Questo è un errore che vedo fare ad alcuni imprenditori che iniziano e si legano troppo al progetto. Se tu fai l'imprenditore per guadagnare dei soldi, il tuo lavoro è creare progetti, quindi ne crei uno, l'altro ancora e probabilmente poi li venderai. Quindi questo ti aiuta proprio a crescere, a sviluppare la tua capacità di fare business. Il team che ritagli intorno a te, che cerchi per la tua attività, è fondamentale, quindi scegli le persone giuste con molta cura. Non scegliere rompiscatole, persone che ti pesano, persone che allungano i tempi di lavorazione, che non concludono, che fanno mille riunioni senza arrivare mai a niente. Scegli persone efficaci, valutale in tempi brevi. Conosci le persone per quello che sanno fare, quindi un costo maggiore per una figura professionale da integrare nella tua attività, nel tuo business, ma che può fare la differenza, è sicuramente un costo assolutamente da valutare. Ti servono alcune figure fondamentali. Quali sono? Proviamo a ragionarci insieme. Ti serve sicuramente una persona che si occupa della parte finanziaria, economica, che sappia gestire conti, banche, contabilità in particolare, anche la ricerca di fondi, finanziamenti. Fondamentale avere questo tipo di figura, ma altrettanto fondamentale avere una figura di pubbliche relazioni, chiamiamola così, ma una volta si chiamava il commerciale, quella figura che permette poi che il tuo progetto possa andare sul mercato ed avere successo. La figura che va a fianco a questa, oltre al commerciale, è la figura che è legata al marketing, alla comunicazione. Queste due figure lavorano insieme o sono la stessa persona a volte. Importante anche questa figura perché ha la conoscenza degli strumenti più adatti per lavorare nel mercato della comunicazione e quindi queste due figure possono anche essere accomunate, ma sono molto importanti. Altre figure importanti? Una serie di collaboratori. Scegli prima di tutto un grafico, un fotografo, un tecnico, chiamiamolo così, che si possa occupare della parte web, SEO e altro, ma soprattutto fai in modo che queste persone possano condividere e sposare la tua idea imprenditoriale non tanto come sogno ideale, quanto come veramente progetto da realizzare, da concretizzare in tempi brevi, utili, con delle scadenze, con delle certezze. È fondamentale basarsi su dei conteggi reali di qualsiasi cosa tu voglia realizzare, quindi un buon business plan è il primo punto di partenza per capire se un'attività può stare in piedi oppure no. Da lì poi crei un percorso insieme ad altre persone, ma l'importante è che tu abbia la visione. Tu imprenditore devi raggiungere una meta, anzi mentre stai raggiungendo una meta probabilmente stai già pensando ai prossimi passi, alle prossime mete. Impostando in questo modo il lavoro, il consiglio che ti voglio dare oggi è proprio questo: riuscirai a raggiungere molti più obiettivi. Concentrati, dedica molto tempo alla tua attività e fai in modo che le persone siano molto focalizzate, molto professionali e non ti facciano perdere tempo. La perdita di tempo nel business è il danno maggiore. Quindi concentrato sull'obiettivo e cerca di produrre dei risultati, cerca di capire in che tempi riesci a produrre. Spero che questo video ti sia piaciuto, continua a seguirmi sul canale, metti mi piace, iscriviti per restare aggiornato, ma soprattutto condividi questo video. Ti aspetto alla prossima, ciao!